10, siamo un po' lunghi di 6 anni, 8 anni dall'ultima versione. Credo che giustamente sia il caso di aggiornarlo così come lo stesso documento dichiara di voler fare. Il documento preliminare per il 2025 è pieno di parole, numeri, figure, non mancano le informazioni che indicano con precisione e senza nascondere la realtà le caratteristiche dell'assetto infrastrutturale e le condizioni della mobilità in Emilia-Romagna, e questo gli va dato atto. È sostanzialmente un documento apparentemente onesto. Ed onesta la relazione che quando manifesta la natura delle scelte proposte per il presente ed il futuro. Che però si caratterizzano quasi come una sanatoria del presente. Cioè tutto ciò che c'è va bene, andiamo avanti partendo da quello, non mettendo quindi in discussione quelle scelte fatte in funzione anche di un mutato scenario. Si parla di mobilità intermodale, giusta, perché comunque ci deve essere la possibilità per tutti di muoversi piedi in bici, treno bici, gli abbonamenti fatti per quello, a parte che poi dopo il TPL locale con la bici si fa un po' fatica, ma quello è un discorso che andiamo più nella foglia dei problemi che vanno analizzati con puntualità dalle aziende che le gestiscono. L'onestà, dicevo, del documento è proprio qui, cioè dal titolo del primo capitolo, che sostanzialmente vuole essere un aggiornamento del PRIT del 98, ed è confermato a pagina 7 dove si cita «Si tratta di un aggiornamento piuttosto che di un nuovo piano in senso stretto, perché si vuole riconoscere la validità dell'impianto del PRIT 98». L'impianto potrebbe anche andare bene, magari sono da mettere in discussione i contenuti. È passato quasi una vita, non dico che sia, non letteralmente, ma dal 98 al 2016 credo che la situazione sia da valutare con un minimo di senso critico, di distacco, per comprendere quali siano le reali esigenze di mobilità e puntare ed investire su ciò che ne risulta. Impianto che però si confronta con una realtà mutata, come dicevo, con risultati non corrispondenti agli obiettivi fissati quasi ormai 20 anni fa. Un futuro incerto, perché persino nella data finale di questo piano, perché nel titolo parla di 2025, ma nella discussione che l'ha accompagnato si è parlato di 2027 e persino di 2030. Poi è vero che vale ciò che è scritto, speriamo sia così, perché altrimenti non ci sono molte certezze. Incertezza che le parole del documento preliminare del PRIT rivelano anche e soprattutto rispetto ai problemi da affrontare e agli obiettivi da raggiungere. Ecco l'onestà delle parole che fa capire che le belle affermazioni del 98 non hanno trovato attuazione reale, che i principi, gli obiettivi devono essere recuperati. Come se col documento dicesse: ma avevamo scritto belle parole, ma non siamo ancora capaci di scrivere, siamo ancora capaci di parlare di tutela ambientale, mobilità sostenibile e di promuovere il ferro, ma non siamo stati capaci di realizzare quello che scrivevamo. E il problema è che non lo siamo nemmeno oggi e forse non lo saremo nemmeno domani. Perché se quello che è stato fatto nel precedente piano, cioè il non stato fatto rispetto agli obiettivi, dubito che scrivere nuovi e bellissimi obiettivi possa renderli immediatamente attuati o attuabili. Questo è il dato di fondo del documento preliminare, parole oneste sui principi, numeri e figure che descrivono la realtà, ma assenza di coerenza fra le affermazioni di principio e le scelte già compiute in corso di svolgimento o annunciate. Quindi ciò che si dice che si fa e come lo si fa, e fra le cose fatte, le cose dette, c'è un abisso, anzi si va proprio nella direzione opposta. Nella sostanza, lo dico in estrema sintesi, io ho apprezzato molto anche le dichiarazioni dell'assessore, persino in commissione, che è sempre molto presente, gli va dato atto, dove si dice, lo si è detto anche qui, ho sentito poco fa, che si punta molto, no, sul recupero del ferro, si punta sul ferro, ma poi si investe sul cemento e sulla mobilità su gomma. È chiaro che non posso portare rotaio ovunque, questo è indubbio, non si pretende questo, ma c'è un equilibrio che secondo me è sbilanciato verso la gomma e verso la mobilità, diciamo così, a motore tradizionale. Poi si parla di criticità dell'aria,
lo stesso piano lo dice, che effettivamente c'è una criticità dell'aria, perché parla di inquinamento, di polveri sottili, non entro nel merito dei singoli dati perché credo che siano a conoscenza di tutti, si punta su infrastrutture anche se non in modo diretto, magari mettendole, che so, in priorità 2, come la Tibre, così magari quando il Ministero CIP decidono di fornire le coperture economiche, il progetto c'è. Vero che non è in priorità 1, ma sempre di priorità si tratta. Stiamo parlando di interventi, 1.308 milioni dell'autostrada Cispadana, non ho mai visto tanti investimenti, recuperando invece magari una mobilità anche turistica, anche enogastronomica, attraverso il recupero delle vie ferroviarie dismesse, sfruttandole a livello turistico, per esempio. Ci sono progetti che sono stati presentati anche qui in Regione e sono stati totalmente ignorati. Però si investe sul trasporto su gomma, sull'allargamento di strade, che andranno anche ad allietare persone che intorno alla cintura bolognese vivono. E tutte queste opere che sono previste, come la Tibre, come dicevo prima, ma sono opere sorelle perché hanno gli stessi genitori. Sono opere sorelle perché le due opere mangiano le stesse cose, consumeranno ulteriormente territorio, cosa che tra l'altro invece nello stesso piano dei trasporti si dice essere un obiettivo esattamente il contrario, cioè evitare di consumarne. Là dove è possibile, non si pretende il consumo zero, che è dall'oggi al domani, ma un obiettivo in quel senso da cui tendere non sarebbe male, se non altro nelle intenzioni, ma qui, visto che comunque gli obiettivi del PRIT del 98 sono state una scrittura di ottime condivisibili intenzioni, ma non mai, quasi mai finalizzate, così come declinate. E quindi ci si chiede come si conciliano le affermazioni che lo stesso piano propone, scrive, affermazioni, obiettivi assolutamente in molti casi condivisibili, ma come si conciliano poi con le scelte reali che vengono fatte da questa regione? Come si conciliano con affermazioni scritte nel piano? Dice, per ridurre i veicoli commerciali occorre operare un'importante diversione modale verso il ferro. Oppure una nuova stagione in cui il trasporto ferroviario assume nuove centralità. Oppure, come si dicono queste scelte, con l'obiettivo indicato a pagina 56, incrementare la vivibilità dei territori delle città, decongestionando gli spazi del traffico privato e recuperando aree per il verde e mobilità non motorizzata. Beh, la risposta è semplice, non ha bisogno di 96 pagine di documento preliminare che inizia bene e finisce male, negando i suoi presupposti. La risposta è che non si conciliano. Quindi l'onestà del documento, che non nasconde nulla, e quindi credo sia anche stato, la sua stesura sia anche valida nella sua declinazione, non si concilia poi con la realtà dei fatti e con le azioni poste in essere. Infatti, se si vuole aggiornare il PRIT del 98 in un contesto profondamente mutato, bisogna fare ciò che si era detto allora di fare e che nelle premesse, nelle dichiarazioni di principio si confermano anche oggi, cioè priorità del ferro, infrastrutture sostenibili, partecipazione dei cittadini, inversione della tendenza al drammatico consumo del suolo, integrazione del trasporto pubblico locale e ferro con bicicletta, ciclabilità reale a fini di mobilità quotidiana e anche turistica. Farlo, non solo dirlo, e farlo bene. Non è facile, mi rendo conto. Non è facile perché siamo una regione complessa, perché abbiamo delle criticità ma anche delle potenzialità. Dicevo prima che ci sono tutta una serie strade di ferro, cioè rotabili, in disuso ma recuperabili, che potrebbero essere sfruttate a livello turistico, a livello anche paesaggistico. Però si investono milioni sulla Cispadana e su altre opere cosiddette strategiche. A parte il fatto che l'anno scorso io ho sentito la versione delle strutture strategiche di mobilità della regione cambiare 3 volte,
nell'arco di un anno e nell'arco di breve tempo, tra l'altro, quindi anche lì non ci sono molte certezze. Cosa pensa di fare il PRIT per affrontare l'incremento altissimo registrato tra il 2001 e il 2013 l'utilizzo dell'automobile come mobilità e trasporto, passato dal 58,4 al 65,2? Consigliere Sassi, la invito a concludere. Chiudo dicendo che possiamo declinare ottimi, sfidanti obiettivi, ma se non si pongono in campo azioni mirate a quegli obiettivi, non solo siamo coerenti, ma stiamo un po' prendendo in giro chi ci segue. Grazie.